E dopo il video voglio conquistare le donne ma non so fare un pagamento, ricco di verità nuda e cruda, ecco un altro video di vita. Io ormai sono a pezzi, cioè come i Lego, perché quando è ora di fare la prenotazione delle case per i corsi ne vedo di tutti i colori. Mandiamo i link di alcune case che facciamo spesso prenotare ai ragazzi. Nessuno ha carta di credito, nessuno ha PayPal, devono tutti ricaricare sta cazzo di carta. Quindi passano giorni, la casa viene prenotata da altre persone e poi finiscono per pagare di più. Oppure succede che chi deve fare la prenotazione non ha la carta di identità che serve su Airbnb, quindi devo mandarlo in comune a fare la carta di identità. Oppure qualcuno prenota e poi gli altri studenti chiedono a me se possono entrare in casa la domenica anziché il lunedì, incuranti del fatto che io non sono il proprietario della casa ma solo un facilitatore della prenotazione. Sembrano quasi delle comiche, ma per esempio nel caso del corso in Sicilia abbiamo stabilito un primato: 15-16 giorni per prenotare una casa. Chiaramente tutte queste complicazioni non sono più gestibili e a breve prenderemo noi una casa in affitto tutto l'anno a Milano, città in cui si tiene la maggior parte dei corsi. A parte questo problema logistico di cui vi volevo parlare, ma che è poco rilevante con le donne, ciò che mi preme far capire è che bisogna essere un po' più scaltri se si desidera essere considerati dalle ragazze. Per una donna è importante la sicurezza e questa viene trasmessa anche con i piccoli gesti quotidiani. Hai la capacità di provvedere a lei e a un'eventuale prole? Provvedere non significa pagare, bensì far fronte ad un bisogno, trovando i mezzi necessari o adottando le misure opportune. Bene. Se la ragazza ti chiede di fare una prenotazione per le vacanze, tu cosa fai? Dopo 2 settimane le dici che non sei capace? Il suo cervello preistorico farà una riflessione spontanea e automatica. Ma con chi cavolo sono assieme? Se non sa fare nemmeno questo, figuriamoci se riuscirà a garantire sicurezza e sopravvivenza a me e ad una eventuale prole. Questo che ho appena detto può non piacere e può anche far sì che io riceva degli insulti in questo video, già messi in conto ancor prima di pubblicarlo. Però si chiama verità. Un uomo scaltro è molto più rassicurante per una donna, perché quest'ultima percepisce che si potrà affidare a lui in maniera molto più immediata e serena. Infatti la donna sa per via genetica che quell'uomo è cresciuto e ha costruito un ambiente favorevole allo sviluppo della prole e alla difesa della donna. Pertanto sarà più attraente e appetibile. Lo dice la natura.